La LUMSA è in prima linea nella sfida dell'internazionalizzazione degli studi. A testimoniarlo ci sono due riconoscimenti ottenuti negli ultimi due anni a livello europeo. L'ECTS Label, conferito alle università che applichino correttamente il sistema di crediti universitari basato su parametri comuni a livello europeo, e il DS Label, che ha un valore di certificato bilingue riconosciuto in tutto il mondo. In Italia, oltre alla LUMSA, soltanto l'Università di Bologna ha fatto tanto. Vorrei che per il futuro ci fossero programmi più mirati alla mobilità in generale di tutta l'Ateneo, praticamente, quindi non soltanto degli studenti, quindi con degli incentivi maggiori alla mobilità degli studenti per placement, quindi per pratica e per didattica, ma soprattutto riuscire a coniugare anche ad armonizzare le didattiche con altri atenei europei in modo da promuovere corsi di laurea comuni con titoli congiunti. Quello della mobilità degli studenti è uno dei parametri fondamentali per valutare l'efficienza di una università. Il rettore della LUMSA, Giuseppe Dalla Torre, ci illustra gli obiettivi dell'Ateneo. Ma noi siamo collocati in una posizione molto buona, siamo tra i primi Atenei in Italia per quanto riguarda la mobilità Erasmus, sia mobilità in uscita, sia mobilità in entrata, sia mobilità degli studenti, sia mobilità dei docenti. Dovremo fare sforzi maggiori per quanto riguarda invece la internazionalizzazione sotto il profilo di corsi di laurea a doppio titolo o corsi di laurea a titolo unico, così come sul piano della ricerca scientifica. Attualmente sono poco meno di 350 gli studenti stranieri presenti alla LUMSA, circa 100 in più rispetto al 2007. Di questi, la stragrande maggioranza, circa la metà, provengono dalla Spagna, seguita da Germania e Europa dell'Est. Oltre 100, invece, i lumsiani attualmente all'estero, anch'essi in lento ma costante aumento negli anni. L'obiettivo dichiarato è quello di aumentare del 60% la mobilità in uscita entro il 2013, in modo da raggiungere la quota del 5% di studenti internazionali, tra lauree e dottorati. Il programma LLP, promosso nel 2007 e finanziato dall'Unione Europea, riunisce tra gli altri progetti Erasmus e Leonardo. Ce ne parla la funzionaria dell'Unione Europea per le politiche universitarie. Stiamo conducendo questo programma per migliorare l'integrazione degli studenti in Europa. Per noi è fondamentale valutare i risultati e le opinioni di chi ne beneficia. Sono convinta che un progetto come l'Erasmus possa aiutare a facilitare determinate attività, soprattutto a livello professionale. I nostri obiettivi sono la creazione di una mobilità nello studio, nella collocazione lavorativa e nell'insegnamento. Tra i progetti del programma LLP figura anche l'Intensive Program. Un programma intensivo, in genere della durata di una decina, quindicina di giorni, in cui studenti provenienti da vari paesi partner approfondiscono un tema che è appunto l'oggetto poi del corso. Sono diversi i settori terreno di interscambio nell'ambito dell'Intensive Program. Uno di questi è il cinema, con il Cinema Summer School, al via il prossimo 27 giugno. È un'iniziativa portata avanti dalla LUMSA insieme ad altre università europee, con dei fondi della comunità europea, dall'anno scorso hanno iniziato ad indagare in maniera precisa una tematica cinematografica comune a più aree di paesi di nazionalità differenti. L'anno scorso abbiamo affrontato il tema del neorealismo e come il neorealismo italiano abbia influenzato le cinematografie degli altri paesi, e quest'anno invece affronteremo la tematica del cinema della modernità, quindi come il cinema moderno si è esplicato nell'ambito dell'Italia, naturalmente per quel che ci riguarda, nell'ambito della Spagna, della Francia, del Portogallo, che sono i partner con cui porteremo avanti questo progetto.